tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi in realtà cominciava completamente in un altro modo, dovete saperlo. Sono ancora in pigiama perché oggi è sabato e questo vlog in realtà è iniziato durante la settimana, ma un attimo fa, mentre stavo pulendo il contenuto della memory card di questa videocamera, niente, ho accidentalmente cancellato la prima parte di questo vlog, quindi praticamente questo vlog inizia in modo diverso rispetto a quello che doveva iniziare, perché avevo fatto una sorta di piccolo haul delle cose che mi erano arrivate, con anche un unboxing di una cosa nuova, e ragazzi, ho cancellato tutto accidentalmente. Ero convinta di averlo già pubblicato, quello spezzone diciamo di vlog, e invece poi mi sono resa conto che non era ancora stato pubblicato. Quindi beccatevi questo unboxing di me in pigiama. Questo pigiama tra l'altro è uno dei miei preferiti, è un pigiama che ho comprato, ragazzi, si parla del 2015 se non sbaglio, e l'ho comprato da Primark. I pigiami di Primark sono veramente una bomba. Comunque vabbè, al di là di questo, cominciamo con questa sorta di unboxing che non è più un unboxing. Allora, la prima cosa che ho ricevuto è stato questo kit di Imim, che si chiama l'Age Define Kit, ed è composto da due prodotti che tra l'altro questa è la terza volta che li ricevo e li adoro, li ho già finiti, i pacchetti precedenti li ho già finiti, e contiene questi due prodotti, che sono uno il siero viso, che è questo qua, e quest'altro che invece è il light cream. Adesso ve li faccio vedere magari da fuori. Non li ho ancora aperti perché ho ancora quelli precedenti da finire, o meglio, ho ancora il siero da finire precedente, invece l'eye cream l'ho già finita, infatti adesso la dovrò poi aprire. Questi sono i due prodottini. Mi piace un sacco, tra l'altro il packaging è super chic secondo me, e secondo me l'hanno fatto più luminoso rispetto a quello precedente, un pochino più luminoso mi sembra rispetto a quello come era prima, e mi piacciono veramente tantissimo entrambi. Questo qua come formulazione è ottima, e questo qua anche, tra l'altro, era la prima volta quando mi è arrivato questo kit per la prima volta, era la prima volta per me che vedevo un siero per il contorno occhi. Non l'avevo mai visto in vita mia, infatti sono rimasta piacevolmente sorpresa, e devo dire che mi è piaciuto un sacco. È uno step in più, però onestamente mi piace tantissimo. E tra l'altro, non so se ve l'ho già accennato, ma ho iniziato a leggere, anzi o meno, ho già finito di leggere The Skincare Bible, e voglio farci un video a riguardo perché mi è piaciuto tantissimo, quindi aspettatevi un video a riguardo di questo libro. E niente, quindi sono diventata ancora più fissata sulla skincare di quanto non lo fosse già prima. Allora, quello invece che doveva essere un vero e proprio unboxing era l'unboxing del contenuto di questa dust bag, che dovete sapere, vabbè, si capirà perché sapete che ve l'ho già anche forse postata su Instagram. È una borsa di Vanessa Bruno, questo è il marchio, si chiama Vanessa Bruno, l'ho comprata su Shopbop, e ragazzi, la desideravo da tantissimo tempo, e tra l'altro aspettate di rivederla altre volte questa borsa, perché la sto adorando, mi piace tantissimo. Purtroppo è arrivata un po' schiacciata qua, quindi devo cercare di farle riprendere un po' la forma, anche se non so come, perché essendo una borsa di paglia devo farle riprendere la forma, non so bene come. Comunque, insomma, questa è la borsa in questione. È una borsa che ho visto, sapete che io seguo un sacco di ragazze francesi, e mi piace da impazzire, è bellissima questa borsa, ed è tra l'altro bella grossa. Sapete che stiamo passando un pochino da quello che era il trend delle micro borse al trend delle borse maxi, e questa qua fa parte chiaramente del trend delle borse maxi, e mi piace un sacco. Tra l'altro è interamente fatta a mano, quindi sono tutte un po' diverse dalle altre, perché sono tutte interamente fatte a mano. Come dicevo, appunto, il marchio è questo, Vanessa Bruno, e c'è proprio scritto anche all'interno handmade in Madagascar, quindi sono fatte in Madagascar, e sono tutte, ripeto, un pochino diverse rispetto dall'altra. Infatti lei ci tiene proprio a sottolineare questa cosa del fatto che siano handmade, e niente, fantastica ragazze, mi piace tantissimo. Devo soltanto, se avete qualche consiglio per farla riprendere la forma qua in questo angolo, perché secondo me si è un po' schiacciata mentre è stata trasportata qua. E comunque aspettate di vederla di nuovo, perché è tra le mie borse preferite del momento, quindi sicuramente ve ne parlerò di nuovo. Adesso vi lascio al resto del vlog, perdonatemi per questo piccolo, insomma, disguido. Spero che apprezziate comunque il vlog. Comunque devo dire che dall'outfit di oggi si capisce che ho finito di lavorare agli acquari. Finalmente posso ricominciare a vestirmi anche con colori chiari, cosa che prima non facevo più. Comunque questo è l'outfit di oggi, volevo farvi vedere un po' meglio. E ve lo voglio far vedere con la borsa soprattutto. Perché questa borsa qua secondo me è fantastica, cioè non lo so. Giusto per farvela vedere messa, diciamo indossata. Deve soltanto riprendere un po' la forma perché è stata un po' schiacciata nel viaggio. Vediamo un po' se
dall'altra parte meno schiacciata, ma più o meno si è un po' schiacciata da entrambi i lati, come vedete qui. Povera borsa, deve riprendere un po' la forma. E comunque l'adoro, ragazza. Secondo me questa qua, per outfit, diciamo, estivi, secondo me è fantastica. Buongiorno a tutti. Allora, scusatemi, non l'ho vloggato per qualche giorno perché sono focalizzata sul lavoro, ho avuto veramente 1,5 milioni di cose da fare e quindi mi sono focalizzata su quello e non ho più vloggato. Comunque oggi sono di nuovo con voi, vloghiamo, adesso scendiamo e tenete conto che sto ancora in camicia da notte, ma mi sono già truccata perché questa mattina ho in programma di registrare vari video. Penso di registrare tra le 4 e 5, così li programmo per le prossime settimane, così per il mese di agosto sono più o meno a posto, anche perché poi dalla prossima settimana sarò di nuovo incasinatissima col lavoro perché devo scrivere un altro paper. E niente, quindi tra l'altro sarà il mio ultimo paper del dottorato, quindi sono anche abbastanza contenta. E niente, adesso andiamo sotto perché sono appena uscita, infatti si vede già, i miei capelli sono appiattiti, sono uscita per andare a recuperare il mio pranzo. Sapete che ho trovato questa ragazza che cucina a casa cibo coreano, che ragazze lo fa una bomba, veramente veramente buono, e niente, quindi l'ho ripreso per oggi. Tra l'altro, ragazze, mi sono rifatta l'account Netflix e guardate cosa sto guardando. Vabbè, lo riconoscerete, è Gossip Girl. Questo invece è il mio cibo di cui vi parlavo, il cibo coreano. Questo ha un nome strano, si chiama tipo Bibimap, una roba del genere. Insomma, è praticamente verdure tipo stir fry con quest'uovo sopra, poi c'è del sesamo e poi viene con questa che è una salsa di soia col sesamo dentro. L'adoro. Buongiorno a tutti, allora finalmente torno in questo vlog. Scusatemi, ieri alla fine ho iniziato a vloggare la mattina e poi mi sono completamente scordata del fatto che stessi vloggando e quindi non ho più vloggato niente. Comunque volevo farvi vedere il trucco di oggi, che mi piace un sacco tra l'altro. Non ho fondotinta, ho soltanto il correttore, insomma, ho fatto le sopracciglia e poi ho fatto questo trucco abbastanza leggero, che in realtà l'ho fatto con la si chiama Col Fox, mi sembra, una paletta di Colourpop. E poi semplicemente ho un po' di eyeliner e il mascara, quello di Clio Makeup, e basta. E poi ho messo su gli orecchini, questi qua, questi che vi sono piaciuti un sacco, in simil bottega veneta. E niente, sono qua sul divano con questo sfondo perché sto in realtà registrando anche dei video. Infatti qua vedete il mucchio della roba, ho già fatto il video dei preferiti del periodo. Sto pensando di riproporre questo video eventualmente magari una volta ogni paio di mesi, perché mi sembra, una volta al mese mi sembra un po' troppo. Una volta ogni 2 mesi secondo me posso farcela e posso anche aver accumulato abbastanza preferiti per un paio di mesi. E registro questo video sia per i preferiti fashion e anche per i preferiti beauty. Quindi adesso mi vado a cambiare, anzi no, forse rimango con questo, così si capisce che sono stati registrati nello stesso momento, e vado a registrare appunto quello sui preferiti beauty. E tra l'altro vi do un aggiornamento: ho iniziato ad usare un prodotto che non mi ricordo se vi ho fatto vedere, devo andare a controllare i clip del vlog perché non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere. Ho comprato il K18, che è questo prodotto che è stato consigliato da Francesca Pugliese, non so se la conoscete, il mondo di Franci qua su YouTube. Ha consigliato questo prodotto che sembra essere praticamente miracoloso per i capelli fini. L'ho utilizzato 2 volte, io onestamente non ho notato grandissimi cambiamenti in 2 volte. Lei ha detto proprio che le prime volte che lo utilizzava ha visto un cambiamento assurdo e che le piaceva tantissimo. Io per il momento non vedo grandi cambiamenti, considerando che oggi sono stata in casa e non ho... non sono neanche uscita di casa, quindi non ho ancora sudato e sono stata tutto il tempo nell'aria condizionata, non è che veda grandi cambiamenti. Secondo me, ragazzi, il mio problema con i capelli, secondo me, è soltanto l'acqua, nonostante il filtro, perché ho comprato anche il filtro che vi dicevo di Hello Clean, e secondo me è una questione d'alimentazione, secondo me è una questione proprio di nutrienti che il cibo disponibile qui in Arabia Saudita ha, che non è adeguato, e probabilmente non è adeguato a quello a cui sono abituata, quindi questo degrado nei miei capelli probabilmente è anche dovuto a questo. Comunque adesso vabbè, lascio perdere questo discorso, se no mi dilungo troppo, vado a prendere i miei beauty preferiti e registro il secondo video. Allora, ho appena realizzato di aver cancellato delle clip di questo vlog dalla videocamera, quindi adesso devo riregistrarli. C'era l'unboxing di una borsa, che quindi dovrò un attimino risistemare il vlog, perché ve la facevo proprio vedere all'inizio del vlog, cioè scusatemi, del vlog, e ve la facevo vedere anche indossata. Quindi devo ristrutturare un attimino il vlog, perché ho proprio cancellato le clip iniziali, ero convinta fossero clip del vlog precedente e invece no.
erano delle clip del vlog di adesso e niente, quindi devo riregistrarle, yay! Allora, sono uscita, sono appena rientrata perché oggi era il compleanno di un mio amico, quindi sono passata per la torta. Non sono riuscita ad andare prima perché avevo altre cose da fare. Ho fatto una sorta di svuota l'armadio, tra virgolette, che chiamiamo garage sale, quindi ho messo in vendita tutta quella roba lì che vedete alle mie spalle. Non sono ancora riuscita a venderla tutta perché speravo di venderne di più, in effetti. Infatti adesso mi sa che farò poi una sorta di svuota l'armadio qua su questa pagina Facebook che abbiamo qua di Kaus, che si chiama Kaus for Sale, dove possiamo mettere in vendita le nostre cose, quindi farò questa eliminazione di vestiti su questo sito. E poi sono andata, dopo che ho finito fare questo sorta di garage sale, sono andata appunto per la torta a casa di questo mio amico e adesso mi ho deciso di andare in piscina, quindi mi devo cambiare, mettermi il costume da bagno sotto e andiamo in piscina, ma non credo starò tanto, credo starò una mezz'oretta in piscina onestamente, perché sono già le 7 e un quarto, quindi penso che adesso mi cambio 10 minuti veloce e poi vado là, starò una mezz'oretta e poi me ne torno a casa, anche perché volevo fare ancora un po' di yoga e poi mi devo ancora preparare la cena. In realtà non va male perché mi hanno dato, aspettate, vi faccio vedere cosa mi hanno dato perché avevano cucinato, c'era un sacco di gente, hanno cucinato veramente per chiunque e quindi mi hanno dato la caponata, il mio amico siciliano quindi ha fatto la caponata, e poi mi hanno dato, vabbè, dell'insalata, e poi c'è un altro mio amico che è veramente un mago in cucina e ha fatto, ragazzi, la focaccia, quindi mi hanno dato un po' di focaccia di questo mio amico che è una sorta di bomba. E niente, scusatemi tra l'altro il mio lavandino, oggi non ho avuto tempo di mettere a posto le cose in cucina. E niente, quindi adesso vado a cambiarmi velocemente e poi ci vediamo più tardi, che magari vi faccio vedere skincare serale stasera. E niente, poi andiamo a dormire perché domani si lavora. Allora, eccomi col mio look da piscina serale, in realtà, perché tenete conto che è tardi, sono le 7 di sera, infatti adesso devo correre e andare. Allora, praticamente ho questo completo di Zara, composto dallo shorts e la camicetta, e poi la borsa di Vanessa Bruno, ve lo faccio vedere velocemente, magari da così, non so se cosa vedrete, se sarà meglio oppure no. Comunque questo, diciamo, che è il mio look per andare in piscina, non si vedono che sono shorts. E poi sotto metterò, penso, le Birkenstock, perché tanto là poi dopo non le uso le ciabatte. E tra l'altro mi sono rotte le, come si chiamano, le Havaianas, quindi adesso devo ricomprarle, devo trovare un'offerta a un certo punto in cui comprarle. E ho tenuto sugli orecchini anche il trucco, tanto in realtà non credo mi immergerò più di tanto in acqua, ecco. E niente, quindi questo è il look veloce, adesso corro. Buongiorno a tutti, allora oggi è domenica, quindi per me significa primo giorno di lavoro della settimana. Volevo farvi vedere velocemente il mio outfit, vabbè, non ho ancora le scarpe, ho questa camicia oversize di Mango, poi ho la cintura Triumph, questi pantaloni che sono di Stage Paris, vabbè, poi i calzini metterò sotto le sneakers e poi ho i miei orecchini di quelli ispirati a Bottega Veneta. E niente, adesso mi metto a far colazione velocemente e poi verso le 12:45 devo andare verso l'ufficio perché abbiamo un meeting, abbiamo una volta ogni 2 settimane abbiamo questo meeting di, diciamo, di gruppo, tutti quelli che lavorano sul Coral Reef si trovano e facciamo questo meeting di aggiornamento, ma in realtà di solito dura poco perché dipende un po' da che cosa dobbiamo fare. Oggi dovrebbe esserci una mia collega che presenta un paper e poi dopo aver fatto quello si discute velocemente, diciamo, aggiornamenti vari e quant'altro, e poi insomma se ne sito, io posso tornarmene a casa, ecco. E tra l'altro oggi devo finire la preparazione di dati perché sono 2 miei colleghe che mi aiuteranno con l'analisi statistica per questo paper, quindi oggi devo finire categoricamente di preparare per loro i dati, e una volta che ho i dati preparati glieli posso mandare e loro me li analizzeranno. Io nel frattempo scriverò materiali metodi e introduzione di questo paper e poi quando avrò i dati procederò con il resto, cioè i dati, insomma, i dati analizzati. E niente, tra l'altro volevo farvi vedere, ieri ho comprato al supermercato dei fiori. Allora, dovete sapere che qua io praticamente credo di aver comprato fiori forse un paio di volte, ma mi piacciono un sacco. Allora, in realtà non abbiamo grande varietà di fiori perché, come potete immaginare, viviamo in mezzo al deserto, quindi non c'è molta varietà, però questo era carino, mi piacevano i colori e mi ricordo anche quando abitavo in Inghilterra avevo sempre i fiori in camera e mi piaceva tantissimo, tra l'altro.
Allora, mi sono messa a lavorare, ma sapete che ogni tanto, quando, specialmente quando sono a casa, non so voi se lavorate da casa, io ho sempre delle finestre aperte riguardante lo shopping. Non so per quale motivo, tendo a farlo anche in ufficio ogni tanto, sai, magari così almeno mi faccio quei 5 minuti di pausa, guardo due cavolate su internet e poi torno al lavoro. È come fare, non so se è presente, come si chiama il metodo di Pomodoro, una roba di questo genere, in cui fai tot minuti di lavoro e poi tot minuti di pausa, ecco, nella mia testa funziona nello stesso modo, senza bisogno dell'app o nessun timer. E comunque mi sono fissata e voglio provare i prodotti di Rare Beauty. Della linea make-up di Selena Gomez. Lo so che è uscita da un bel po' di tempo, ma io sono fuori dal giro make-up da troppo tempo e in questo periodo, ve l'ho detto, ho fatto questa sorta di transizione in cui ho eliminato un sacco di roba dalla mia mini collezione di make-up, perché era tutta roba vecchia, e quindi sto guardando cose da comprare, e quindi sto entrando di nuovo in questo mondo del make-up, e tenendo conto che ero fuori da questo mondo del make-up da tipo 5 anni ormai, e quindi ho delle esigenze temporanee, che dico: ah, vabbè, devo comprare quello, ah, devo comprare quell'altro, ah, devo comprare quell'altro. E adesso combinazione è sbucata fuori questa cosa di Rare Beauty, che praticamente non conoscevo, perché credo sia uscita Rare Beauty da degli ultimi 5 anni, e quindi io non ero neanche a conoscenza dell'esistenza di questo marchio praticamente. Cioè, no, nel senso, da Sephora probabilmente l'ho visto e probabilmente l'ho anche commentato e guardato, però non sapevo fosse la linea di Selena Gomez. E comunque voglio provare a tutti i costi i blush, quindi questo è il mio obiettivo. E ho come l'impressione che tutta questa roba me la comprerò per Natale, così per Natale mi faccio magari mi torno ad avere una collezione di make up più utilizzabile, perché ripeto, fino a quando sono qui praticamente i trucchi li uso raramente. Infatti in questi giorni mi vedete truccata semplicemente perché sono in casa, perché praticamente non esco di casa e non uscendo di casa il trucco rimane e quindi ha senso farlo. Invece se si esce di casa, qui non ha alcun senso farlo, perché io tipo ieri sono andata a questa festa di compleanno di questo mio amico, avevo il trucco perfetto in casa, tempo di arrivare a casa sua mi sono resa conto che avevo già tutto sbavato qua sotto, perché per via dell'umidità, e quindi praticamente io mi trucco per stare in casa qui e non mi trucco per uscire di casa, che è di solito l'opposto di quello che uno fa nella realtà, diciamo, fuori da questo paese, almeno fuori dalla zona dove abito io, di questo paese. E quindi niente, quindi mi è venuta sta fissa, ragazzi, devo provare le cose di Rare Beauty. Se avete qualche cosa da suggerirmi, lasciatemelo sotto nei commenti, mi raccomando. Allora, sono appena uscita dall'università, adesso sto andando verso casa, ho appena finito questo mega meeting che abbiamo di solito una volta ogni 2 settimane, e niente, adesso me ne ritorno a casa. Tra l'altro ho appena scoperto che devo riattivare la mia... abbiamo praticamente una sorta di portale sul quale... ci registriamo come scientific scuba diver, quindi per fare immersioni per lavoro, e ho scoperto che devo riattivarlo perché probabilmente il mio aiuto servirà più avanti. L'avevo disattivato, in realtà non è che l'avevo disattivato, era stato disattivato perché la mia visita medica era scaduta e non l'avevo più rinnovata, perché pensavo, ho detto, sono vicina alla fine del dottorato, non credo che la mia aiuto servirà ancora per fare fieldwork, quindi andare in campo. Invece ho scoperto che servirà, e quindi niente, praticamente quello che ho scoperto è che devo ritornare attiva per poter aiutare appunto in altre spedizioni. Tra l'altro penso si capirà che sto morendo di caldo dal colore della mia pelle, dalla mia faccia, e niente, adesso rientro a casa, vado a mangiare e poi mi rimetto a lavorare, che devo finire della roba entro oggi. E poi stasera, tra l'altro, mi piacerebbe provare ad andare in palestra, vediamo come va con la tallonite e cosa riesco a fare. Buongiorno a tutti. Allora, come vedete, sono ancora in pigiama, sto lavorando in casa, in realtà adesso sono in pausa pranzo in questo momento, ma mi è arrivato un pacchetto, quindi volevo fare con voi, diciamo, una sorta di update di quella che è la mia collezione di make up, perché dovete sapere che negli anni è diminuita tantissimo. Normalmente, sapete, le collezioni aumentano, le persone comprano cose nuove eccetera, io invece ho diminuito e ho veramente 3 cose in croce, quindi volevo fare una sorta di collezione di make up minimalista, nonostante mi sia arrivato un pacchetto nuovo che adesso vi faccio vedere. Ho veramente 3 cose in croce: ho eliminato la maggior parte delle cose che avevo, quindi praticamente non ho più tutte le palette che avevo una volta avevo un sacco di palette, tutte quelle che ho sono vecchie e quindi ho eliminato praticamente tutto. Ne ho tenuta una che ho acquistato però in realtà già a Natale del 2020, quindi in realtà è già un po' di tempo che l'ho acquistata. Infatti ne ho acquistata un'altra in Italia, che però non so ancora quando è che arriverà, perché chiaramente dipenderà un po' da come dire, dalle spedizioni in Italia. Sentite questi rumori, sono i gatti che stanno facendo la lotta, perché in questo momento sto guardando anche un gatto, non solo il mio, il gatto di amici, e niente, sta facendo il disastro.
Rummo, ma veramente devi metterti a fare sta cosa nel frattempo. Tra l'altro si chiama Rummo come la pasta. Avete presente il marchio di pasta? Comunque, vabbè. Aperta questa parentesi dei gatti, vi faccio vedere prima che cosa ho ricevuto, perché ho fatto un ordine e purtroppo i siti web arabi, non mi chiedete perché, la maggior parte, se comprate più prodotti, hanno diversi rivenditori, diciamo, e quindi sulla fine vi ritrovate con 18 pacchetti che arrivano in 18 momenti diversi. È uno spreco assurdo. Comunque, insomma, ho voluto fare una prova. Mi ispirava un sacco il colore di questo blush di Kylie Cosmetics e l'ho preso in questo colore che si chiama Winter Kissed. È un freddo, è un rosa freddo, mi ispirava un sacco, perché sarà che io ho questa passione per i colori freddi, non lo so per quale motivo. So che in teoria sarei autunno. Mi sembra sono, adesso non mi ricordo granché perché no, ho fatto la seduta di armocromia, ma poi mi sono resa conto che i colori che mi sarei andata a mettere addosso non mi piacevano, cioè proprio mettevano una tristezza assurda. Io sono convinta che, diciamo che ok, va bene seguire delle regole che possono magari migliorare in qualche modo il modo in cui ci vediamo, però al tempo stesso, onestamente, secondo me incapsularci all'interno di regole da seguire anche in una cosa che deve essere divertimento, cioè come in questo caso la moda, mi sembra un pochino esagerato, nel senso, quindi siccome io con la moda ci gioco e mi diverto, mi sembrava proprio una cosa assurda buttarmi dentro delle regole da seguire, e allora mi sono rifiutata, diciamo, di seguire insomma, le regole di armocromia. Insomma, fatto sta che in teoria sarei autunno, quindi dovrei seguire colorazioni più calde, ma io me ne sto sbattendo le scatole ormai da anni, e praticamente qua dietro alle mie spalle dovete sapere che c'è una sorta di lotta tra i gatti. Infatti adesso mi sa che li divido, perché sennò si fanno male, aspettate. Allora, a parte il prodotto che vi ho appena fatto vedere, cioè il blush di Kylie, cioè questo, ho ben poca roba rimasta. Vi faccio vedere tutto quello che mi è rimasto, il poco che mi è rimasto nella mia collezione di trucchi. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa palette di Colourpop Luston Cold Fox, che è una palette che ho utilizzato in realtà parecchio. Si vedranno alcuni colori particolarmente scavati, soprattutto questo, anche questo mi piace un sacco. Tutti gli sbrilluccicosi in realtà li ho utilizzati praticamente tutti. Gli unici che non ho utilizzato sono i colori scuri, perché difficilmente mi faccio colori trucchi scuri, ecco, di solito cerco di farli un po' luminosi. Infatti si vedrà che ho una selezione di ombretti, tutti sbrilluccicosi, a parte uno che forse è matte, ma gli altri sono tutti sbrilluccicosi. Questi tra l'altro mi sono stati regalati, sono sempre di Colourpop, me li ha regalati la mia amica Lisa, che li ha comprati mai usati, e io devo dire che li ho utilizzati, soprattutto questo colore qua che mi piace un sacco, che è una sorta di rosa, diciamo, che si chiama Super Shadow, no, Sequin, si chiama Sequin questo colore, e che mi piace un sacco. Poi questo qua, questo anche ho utilizzato tantissimo, che si chiama Revolution. Questo mi piace proprio tanto, devo dire, e come dicevo, appunto, sbilocicoso, come vedete è già bello scavato. E poi un altro che ho utilizzato, rimaniamo così non a fuoco, sapete che ho dei problemi tecnici, è questo qui, ragazze, di Tarte, che si chiama Sun Drenched, è un Crown Paint Shadow Pot, e ragazze, mi è piaciuto un tacco, infatti non so se vedete che è super scavato perché l'ho usato tantissimo. E l'ultimo sbilocicoso che guardiamo è questo qua di Stila, che mi piace tantissimo, nel colore Rose Gold Retro. Quindi questi, diciamo, tutto quello che avete visto adesso sono i miei ombretti, ragazzi, non ho altri ombretti oltre a questi. Tutto il resto è finito nell'immondizia, perché era troppo vecchio, non mi sono neanche sentita. A volte io vedo questi decluttering di make up in cui si vede gente che regala i trucchi magari vecchi. Io personalmente la trovo una cosa sconcertante, perché i trucchi vecchi, ragazzi, possono accumulare una quantità di batteri che possono anche scaturire delle reazioni allergiche e dei problemi alla pelle, dei problemi anche agli occhi, soprattutto se si tratta di ombretti. Quindi non regalate il make up, il make up, a meno che non sia nuovo, chiaramente, non mai aperto, però in generale non regalate make up, non passatelo alle amiche, cioè buttatelo via, quando non lo usate buttatelo via. E la mia opinione, io infatti non ho praticamente mai regalato make up, forse l'ho prestato perché questa mia amica è una abbastanza scialla, mi ha detto no mandamelo a me, e quindi gliel'ho prestato o gliel'ho lasciato, però di base non fatelo, ecco, è un'abitudine secondo me pessima. Passiamo a prodotti sopracciglia. Sopracciglia, ho soltanto due prodotti sopracciglia, che sono questo qui, che è di Wycon, che è praticamente il pottino, quello per le sopracciglia. Tra l'altro l'ho comprato mentre ero a Roma, e anche questo l'ho comprato mentre ero a Roma, che è il gel per le sopracciglia, sempre di Wycon. Questo mi piace un sacco, tra l'altro ve lo consiglio se non volete andare a spendere troppo per esempio lo stesso prodotto di Benefit, o che so che è molto buono. Diciamo che
secondo me questa è una buona alternativa. Allora, altri prodotti occhi. Allora, ho letteralmente tre mascara, che però in realtà uno forse potrei anche buttarlo via. Secondo me anche questo è da buttare, ragazze. Facciamo pulizia anche questo, ragazze. Ho un mascara che ho comprato, no, me l'hanno regalato forse per Natale, ed è il mascara, questo, vediamo un po' se riesco a, vabbè, insomma, è quello di Clio Makeup. Ragazze, non lo mette a fuoco, comunque, filatevi, è quello di Clio Makeup. Poi, altre cose per gli occhi che ho, ho questo che è il mio eyeliner preferito in assoluto, l'ho ricomprato, penso, decine e decine di volte, è l'eyeliner di Kat Von D, e mi piace veramente a impazzire. Poi ho in realtà questo eyeliner, che non è neanche un eyeliner, in realtà è una matita che serve per fare le sopracciglia, questa è di NYX, color marrone, l'ho utilizzata un pochino ma onestamente non è che mi entusiasmi tanto. Poi abbiamo qua delle, anche questa roba qua anche vecchia, questa qua mi è stata regalata, è un eyeliner di Chanel ma che non mi entusiasma per niente. Questa qua è un altro eyeliner, non mi piace neanche lui, infatti non l'ho praticamente mai usato. Poi ho questa matita che manco mi ricordavo di avere. Ah, questa è una matita gel per le sopracciglia, non mi ricordavo di averla. E poi una semplice matita, anche questa sarebbe da buttare, quindi buttiamo anche lei. Ed era di Equilibra. Sappiate che sto ancora facendo un po' di pulizia, perché mi sono resa conto di aver fatto tanta pulizia su prodotti più grandi, quindi blush, terre, ombretti, eccetera, ma non ho fatto pulizia su queste cose, che in realtà sono anche queste tutte da buttare. Quindi anche queste, ragazze, sparite tutte. Quindi sono rimasta letteralmente con sei prodotti. Sei? Sì, sei prodotti per le sopracciglia. Poi, invece, per quanto riguarda il setting spray, questo m'era stato regalato da una mia amica, che lo aveva lei, non l'aveva mai usato e quindi me l'ha passato. Ma questo in realtà sono abbastanza ok sul passare questo tipo di prodotto, perché effettivamente questo tipo di prodotto alla fine non è una cosa che ci si mette sulla faccia o a contatto con la faccia, è una cosa che si spruzza, quindi ci può stare. Poi rossetti, ragazzi, rossetti butta veramente male, non ho praticamente più nulla. Una volta avevo una miriade di rossetti, sono rimasta con questo qua, che è il rossetto di Vera Lab, che mi è stato regalato da una mia amica, ed è quello che cambia colore, ma ed è azzurro praticamente, non so se lo vedete. Ragazzi, ho problemi tecnici nel mettere a fuoco questa roba. Comunque vedete che è azzurro, ma sulle mie labbra si trasforma in un fucsia che non mi piace un granché, infatti purtroppo bocciato. Poi ho questo, che in realtà l'ho comprato forse l'anno scorso, ed è il mini size di MAC di Russian Red. Questo colore qua è molto figo, mi piace un sacco, ed è la mini size perché, non usando più tanto spesso i rossetti, onestamente mi sembrava uno spreco andare a comprare la size quella grossa. E poi ho questa combo che mi sono comprata, che mi piaceva un sacco, di Charlotte Tilbury, che è, ho il Pillow Talk e il Pillow Talk anche la matita, quindi sono la combo, diciamo, matita e rossetto. Bon, finito lì, questi sono i miei rossetti. Passiamo a bronzer. Sì, passiamo a fare tutta questa roba qua. Allora, bronzer, Cipri & Co. Allora, bronzer ne ho uno solo, e ho questo qua, che l'ho comprato tra l'altro di recente perché volevo ricomprarlo. Mi ricordo che quando abitavo in Inghilterra ero ossessionata da questo prodotto, quindi l'ho ricomprato, ed è come si chiama già? Mi ricordo che aveva qualcosa, food, bronzing powder, mi ricordo che era qualcosa tipo chocolate qualcosa, insomma questa qua è un bronzer che mi piace un sacco. Tra l'altro mi spiace, ho preso un colore che pensavo andasse bene, in realtà forse sono un pelino abbronzata per questo, andrà molto bene per l'inverno questo. Poi vabbè, ho questo nuovo di Kylie Jenner. Poi ho questo qua che ho comprato l'anno scorso, intorno a Natale, di Clio Makeup, nella colorazione Sand Rose, questa è la colorazione. Poi cipre ne ho quattro, una per ogni praticamente colore della mia faccia in base al periodo dell'anno. Allora, partiamo dalla più chiara. La più chiara è questa qua, la Silk Edition, nella colore 51 Porcelain di Bourjois, ed è molto molto chiara, se guardate è veramente chiara, quindi questa qua è prevalentemente per i periodi proprio in cui sono veramente bianca cadaverica. Poi la successiva, che è un pelino, aspettate che andiamo in ordine, questa qua, la successiva è questa qui, che è la color Almond, ed è di Too Faced, e quella Born This Way. Poi la successiva, un pelino più scura, mi sembra che sia questa qua, che è di Benefit, è la Hello Happy colore 4,
come vedete è scavata perché l'ho usata già parecchio, perché è il mio colore, diciamo che questo è forse il colore che ho di più sulla pelle da quando sono qui. E poi ho questa qua che invece è di Neve Cosmetics, se non sbaglio, sì, ed è la Flat Perfection nella colorazione Tan Warm. Quindi diciamo che questi sono le quattro cipre che ho, perché appunto le cambio in base al periodo dell'anno, anche perché difficilmente cambio il fondotinta nel periodo dell'anno, perché di fondotinta ne ho uno e lo uso soltanto in un periodo dell'anno. Di solito utilizzo cipri e basta, giusto per fissare il correttore. Infatti adesso passiamo a correttori e fondotinta, che in realtà ne ho praticamente, ah no, eccoli, ho questi. Allora passiamo da uno che in realtà tengo soltanto perché il packaging è fighissimo, ma in realtà è finito, però mi piaceva anche molto il prodotto, ed è questo di Christian Dior. Questo tra l'altro era sold out ovunque quando l'ho comprato, l'ho trovato grazie a una mia amica che abita in Australia e l'ho comprato là. Oh, scusate, mi ho dovuto cambiare la batteria della fotocamera perché mi era completamente morta. Comunque, torniamo a noi. Allora, il prodotto questo qua, che in realtà è vuoto ormai, diciamo che lo tengo più che altro come specchio da borsetta, è questo di Dior. Avevo preso la colorazione Neutral ed era un fondotinta pazzesco, mi piaceva un sacco. Era fatto così, si apriva qui, fatto in questo modo, mi piaceva veramente veramente tanto. E l'ho comprato tramite una mia collega australiana, perché al momento quando l'ho comprato era praticamente sold out ovunque. Poi ho questo fondotinta, che è quello che utilizzo per lo più perché va bene con il colorito, diciamo che adesso, ed è Hello My Love di Clio, ed è questa colorazione qui, OMLF. Poi ho sempre di Clio, parliamo prima dell'altro fondotinta, che in realtà non è un fondotinta, è più una BB cream, una CC cream, è questa, no, una BB cream, è una crema anti-age leggermente colorata. Questa è di Dalton Cosmetics. In realtà il colore non va tanto bene per me, quindi lo utilizzo soltanto proprio una volta ogni tanto, perché è un pelo scuro per me, che come vedete la colorazione sand, che onestamente forse per me sarebbe andata meglio quella meno colorata. Poi ho due correttori, uno un po' più chiaro e uno un po' più scuro. Come dicevo, appunto, ce l'ho sempre per i, come dire, per qua vedete, questo è un po' più chiaro, questo è un po' più scuro. Questo qua è di Clio e l'OML05. Poi ho quest'altro che è di Puro Bio ed è il Sublime nella colorazione 04. E basta, questi sono i miei prodotti per fare la base del trucco. E basta, ragazzi, questi sono i miei trucchi. Ah no, aspetta, ah no, questi ve li ho già fatti vedere. Sì, ragazzi, questi sono i miei trucchi. Come vedete, la mia collezione è diminuita veramente tanto. Adesso vi metto tutto sistemato nel cassetto e vi faccio vedere quanto è grossa la mia collezione. Allora, se mi seguite da un po' di tempo, non so se vi ricordate com'era la mia collezione di make-up nel 2017, proprio prima di venire qua. E vi ricordate che avevo una scrivania intera, più o meno grossa come questa, tutto pieno. Guardate ora cosa mi è rimasto. Praticamente, infatti, non c'è quasi più nulla. Niente, quindi questo è quanto riguardo alla mia collezione di trucco. Adesso ci trucchiamo insieme. Allora, oggi ho deciso che facciamo un veloce trucco insieme, ma proprio vi faccio vedere cosa metto proprio in generale, visto il caldo che c'è qui in Arabia Saudita. Allora, siccome oggi sto in casa, azzardiamo a mettere anche un po' di fondotinta. Come vi dicevo, fondotinta ne ho solo uno, quindi usiamo quello. Allora, aspettate che devo aprirlo, che si è girato il tappino, non si apre più. Ottimo, ne metto proprio praticamente niente. Tenete conto che se guardo dietro di voi è perché ho lo specchio lì, così almeno non faccio disastri. Ma ne metto veramente un filo, utilizzo praticamente un mezzo pump per tutto il viso. Un po' perché non ho grandi, come dire, discromie grosse in questo periodo, per fortuna. Non ne ho, diciamo che una volta avevo questa striscia qua un po' più scura qua sopra della fronte, invece adesso ormai è un po' di tempo che questa cosa qua è andata via, per fortuna. Quindi diciamo che, e tra l'altro io ho questa fissa che devo tirare giù il fondotinta anche sul collo. Forse sono rimasta traumatizzata, avete presente, da quando eravamo più piccole, tipo al liceo, che facevamo questi trucchi con fondotinta un pelo più scuro rispetto alla nostra carnagione, quindi avevamo questa striscia qua, e quindi sono rimasta traumatizzata da quella cosa, quindi praticamente io me lo metto anche un pochino sulle orecchie e poi lo tiro giù sul collo. Ma questo non vuole essere un tutorial, perché ragazzi, io sono assolutamente negata, non sono una makeup artist, non ho mai fatto nessun corso, quindi proprio questo è come mi trucco io tutti i giorni, quindi è giusto per chiacchierare un po' insieme. E l'unica cosa che ho veramente la fissa nel mettermi è
il correttore intorno agli occhi, perché ultimamente sono particolarmente stanca nell'ultimo periodo e quindi ho proprio il contorno occhi veramente segnato, e ne metto anche un po' sulla palpebra perché anche la palpebra è bella segnata, diciamo. E quindi diciamo che ma in realtà sto dormendo anche abbastanza, tipo stanotte ho dormito 9 ore, e nonostante quello comunque ho la palpebra bella segnata. Poi io non ho una bella palpebra aperta, quindi insomma, come dire, che avete presente che molte persone hanno questa parte molto più esposta rispetto alla mia, anche una bella parte dove poter mettere trucco sugli occhi. Io non ce l'ho, non l'ho mai avuta, e ultimamente da quando sono molto molto stanca questa cosa qua è ancora peggiorata, quindi di solito faccio addirittura 2 strati di correttore. Questa è proprio l'unica cosa che praticamente metto più spesso il possibile, insomma la mattina che ho voglia di truccarmi, più o meno questo è quello che faccio, quindi metto 2 strati di correttore. Tra l'altro la luce qua è quello che è, perdonatemi, dovrei organizzarmi un po' meglio sulla questione luce, però diciamo che questo è quanto. Poi in più, invecchiando, mi sono anche resa conto che comunque vedete, questa parte qua è molto segnata nonostante il correttore. Il problema è che non mi va di mettere robe troppo pesanti, perché come vi dicevo fa molto caldo, il trucco si scioglie, quindi preferisco lasciar perdere. Allora, come cipria, siccome in questo periodo sono abbastanza chiaruccia, andiamo a mettere questa di Bourjois. E ho questi pennelli, ah tra l'altro una cosa che di cui non vi ho parlato, io mi sono comprata allo stesso anno che ho comprato la palette di Colourpop, ho anche comprato un set di pennelli nuovo che sono tutti di Colourpop, quindi ho proprio scusatemi qua, ho sempre la cantilena alle spalle, ho questo set di pennelli di Colourpop di cui tra l'altro mi sono innamorata, mi piace veramente tanto, quindi la uso leggermente giusto per opacizzare un po', che cosa che durerà pochissimo nel momento in cui uno mette la faccia fuori di casa, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. Non esagero neanche tanto, perché poi a me non piace neanche tanto quando si vede proprio che c'è lo strato grosso di fondotinta e di cipria, quindi di solito ne metto veramente poco. Ne aggiungo soltanto un po' per la zona occhi, ma niente di che. Basta. Quindi questo è di base, la mia base. E abbiamo finito. Aspettate che vado a prendermi. Allora, faccio le sopracciglia, cosa almeno sono già fatte. Allora, per le sopracciglia, aspettate che tiro fuori i prodottini che mi servono, che sono in realtà 2. Allora, per le sopracciglia utilizzo ormai da anni questi pennellini che sono di Real Technique. Quindi prima me le pettino. E avevo passato un periodo senza farmi le sopracciglia, semplicemente perché avevo fatto il microblading. La ragazza da cui ho fatto il microblading è stata bravissima, ha fatto delle sopracciglia della miseria, quindi per un anno e mezzo non ho avuto nessun bisogno di farmi le sopracciglia. Adesso sta cominciando a svanire un po' il tatuaggio e quindi diciamo che ho sentito il bisogno di nuovo ritruccarmi le sopracciglia. Però la cosa particolare è che volevo andarmi a fare il retouch del microblading. Il problema è che la ragazza ha aumentato i prezzi in una maniera esorbitante. Il retouch prima costava 50 euro, adesso costa mi sembra 250 euro, e quindi mi sono rifiutata di farlo, quindi non lo faccio mai più. E niente, scusatemi, adesso vado a concentrarmi sulle sopracciglia, se no faccio danni. Allora, sopracciglia fatte, niente di che, sembra un pelo scure ma in realtà va benissimo con il colore. E poi vado a mettere un po' di bronzer, ma giusto pochino, faccio un minimo di contouring, ma niente di che. Vado ad utilizzare questo pennello che era di Real Technique, quella collezione rosa. Ma ne metto, in realtà io lo faccio più per il contouring, ma in realtà tenete conto che il colore di questo bronzer che ho adesso in realtà è abbastanza chiaro per me adesso, quindi non fa tanto contouring, ma è giusto per riprendere la mano nel fare il contouring, ecco, che non lo faccio praticamente mai. Però onestamente mi rendo conto, quando guardo i miei vecchi video, quando mi truccavo effettivamente facevo il trucco completo con anche il contouring e quant'altro, effettivamente mi piaceva un sacco e snellisce anche un po' il viso, considerando che ho preso un po' di chili negli ultimi anni da quando sono qua in Arabia Saudita. Onestamente snellire un po' il viso, almeno otticamente, onestamente non è che mi dispiace, per cui in realtà non è che si veda tantissimo, però è un effetto ottico che alla fin fine non mi dispiace per niente. E poi andiamo a provare insieme, sugli occhi faccio proprio giusto dopo a dopo, tipo un eyeliner e del mascara e basta. Ero troppo curiosa di provare questo, quindi mi è appena arrivato, ma proprio letteralmente mezz'ora fa è arrivato il postino. E non so neanche come scriverlo, quindi andiamo a provarlo. Utilizzo per questo anche il pennello da blush di Colourpop. Non so neanche se sarà troppo colorato, boh, proviamo.
Allora, forse colora un pochino di più di quello che avevo previsto. Aspettate che devo mettermi contro la luce, che almeno mi vedo meglio. Molto carino comunque come colore, mi piace un sacco. Sì, bello come colore. Dalla fotocamera lì non si vede tanto, però in realtà è molto molto bello come colore. Soddisfatta dell'acquisto, sono molto contenta perché speravo fosse bello, però non ero certa perché non l'avevo mai provato. Ah, io devo dire anche poi mi piacciono di più i blush, ho notato, quelli che schivano meno, perché così se faccio, cioè evito di fare danni fondamentalmente. Spesso quando compro dei blush, magari tipo quello di Clio, che scrive molto di più rispetto a questo, mi ricordo la prima volta ho fatto dei disastri e mi sono truccata che sembrava un pagliaccio. E niente, adesso vado a fare gli occhi off camera e poi vi faccio vedere bene il trucco alla luce del giorno, che in realtà, ripeto, non è che sia un trucco pesantissimo, è un trucco diciamo così da tutti i giorni, però almeno ve lo faccio vedere. Allora, faccio vedere velocemente il trucco alla luce del giorno, così potete più o meno capire. Come vedete è una base super chiara, cioè chiara nel senso, va comunque a pandan col mio colore del viso, però non è una di quelle basi che va poi a dare nell'occhio. Anche il blush mi piace un sacco, ragazzi, l'effetto è super naturale. Sulle labbra non ho messo nulla, ho messo soltanto del burro cacao e le sopracciglia, ve l'ho detto, l'ho fatte prima. E ho messo un filino di eyeliner e di mascara e basta, questo è il mio trucco per la giornata. Allora, sto facendo una veloce pausa da lavoro, volevo andarmi a struccare perché mi sono ricordata che oggi avevo prenotato un massaggio, praticamente c'è una ragazza che fa il massaggio a domicilio qua a Kaust e l'ho già provato, mi sembra fosse, l'ho fatto per diverse volte verso aprile-maggio e poi avevo smesso perché poi sono partita, sono stata via eccetera eccetera, poi sto periodo sono stata piena di lavoro e praticamente ho... deciso di ricominciare, quindi oggi viene verso le 5 e mezza e mi stavo dimenticando, quindi mi devo struccare perché tanto poi quando mi appoggerò sul letto mi devo per forza struccare perché tanto poi insomma, mi spiace, cioè rischio semplicemente di macchiare perché fa questa cosa sul letto e quindi rischio di macchiare semplicemente il letto, quindi voglio andare a struccare. E tra l'altro poi mi sono anche ricordata che stasera c'è un party, c'è un... farewell, quindi una sorta di addio a una ragazza che parte del mio gruppo. Non starò tanto a questa festa perché non voglio fare tardi, per cui starò credo un'oretta. E niente, quindi praticamente dopo che è andata via la massaggiatrice dovrò prepararmi per andare a questo party e niente, adesso vado a struccarmi. Buongiorno, allora adesso sto andando in ufficio perché ho da portare il computer che mi è stato portato dalla mia collega ieri, devo portarlo all'IT e così me lo sistemano, così posso usarlo definitivamente io e poi mi sono organizzata per fare colazione con la mia collega e niente, quindi adesso vado in ufficio, vi faccio vedere velocemente cosa indosso. Allora ho gli orecchini, questi qua simil bottega, questo gilet di Mage, questi pantaloni che sono quelli di Cider, poi sotto metterò le sneakers e basta, questo è il look. Adesso mi devo prendere soltanto una borsa perché devo portare appunto il computer e che altro? Niente, basta, questo è il programma. Buongiorno, allora, sono tornata a casa dall'ufficio, ho mangiato, adesso stavo lavorando e adesso devo ritornare in ufficio per fare delle cose con delle mie colleghe, dobbiamo organizzare insomma delle cose per dei progetti futuri. Nel frattempo mi è arrivato il pacchetto con dei rossetti. Ah, cavoli, l'ho portati sopra, mi sono dimenticata, ragazzi, ve li faccio vedere stasera quando torno perché adesso non ho tempo perché devo uscire tra qualche minuto. Comunque indosso il rossetto nude di Kylie Cosmetics, ho voluto provare cose di Kylie Cosmetics che non l'avevo mai provata. E sapete che sono rimasta con praticamente zero rossetti, o proprio letteralmente Pillow Talk di Charlotte Tilbury e mi sembra Russian Red di MAC o qualcosa del genere, e mi servivano dei rossetti nude, quindi ho voluto provare questo colore di Kylie Cosmetics che non mi dispiace per niente onestamente, e ne ho comprato anche un altro rosso che proverò magari stasera proviamo tutto un po' insieme. E niente, adesso devo correre perché devo tornare in ufficio per un meeting. Buongiorno a tutti, allora voglio farvi vedere velocemente il mio outfit e poi mi sa che oggi o domani chiuderò questo vlog perché sta già diventando troppo lungo. E niente, vi faccio vedere velocemente il mio outfit, che contiene una giacca che desideravo da un sacco di tempo, cioè è uscita fuori diciamo quest'anno nella moda francese, quindi non tutti capiranno cosa sto indossando. Allora, questo è l'outfit di oggi per andare in ufficio, ho la t-shirt sotto, chiaramente la giacca la toglierò appena metto il naso fuori di casa, poi ci sono 40 milioni di gradi, però la giacca è bellissima e la voglio tenere in ufficio. E queste giacche in stile tipo un po' patchwork, che si vedono tantissimo alle ragazze francesi, io tra l'altro l'ho presa un po' oversize, proprio perché la volevo che fosse morbida, quindi ho preso, mi sembra, taglia L anziché taglia M, e si vede perché è bella...
è bella grossa. Poi ho la t-shirt bianca sotto, la cintura di Celine, questi jeans, e poi metterò le scarpe da ginnastica bianche, e poi ho anche questi orecchini che sono quelli simili Bottega Veneta, e poi ho su il rossetto nuovo di Kylie Cosmetics, e niente, questo è l'outfit del giorno.